Canto 19. Vi è un'ora prima dell'alba in cui il calore solare, sopraffatto dal freddo naturale della Terra e talora anche dal freddo irradiato da Saturno, non riesce ancora ad intiepidire il freddo dei raggi lunari. In quell'ora i geomanti vedono sorgere in Oriente la loro maggior fortuna. La vedono sorgere in una parte del cielo che ancora per poco rimane scura, perché proprio ad Oriente che dopo poco sorgerà il sole. In quell'ora mi venne in sogno una femmina balbuziente, con le gambe storte e cieca, con le mani rattrappite e di colore pallido. Io la guardavo e come il calore del sole rinfranca le membra rese fredde dalla notte che le intorpidisce, così il mio sguardo, pian piano, rendeva a lei sciolta la lingua, che prima era balbettante e poi in poco tempo ne raddrizzava la persona, da storta e guercia che era. E dallo stesso modo le colorava il volto scialbo di quel colore vivo che spesso l'amore suscita nel volto di una donna. Quindi quell'essere mostruoso diventava bello sotto il mio sguardo e si trasformava. Quella femmina orrenda, ai miei occhi, modificava così man mano, progressivamente, sempre di più il suo orribile aspetto, come avviene per i beni terreni che appaiono ingannevoli, in quanto vengono trasfigurati dalla passione con cui l'uomo li brama. Cioè, in realtà, il male viene così amato come vero bene per effetto del troppo vigore con cui è amato. Dopo che ella ebbe sciolta la sua lingua, cominciò così a parlare e cantare, tanto che, anche volendo, mi sarebbe stato difficile distogliere da lei la mia attenzione. Ella cantava: io sono la dolce sirena che magicamente incanta i marinai in mezzo al mare. Tanto sono dilettevole ad essere udita per chi mi ascolta. Io feci cambiare itinerario ad Ulisse con l'incantesimo del mio canto, sebbene egli fosse desideroso di continuare il suo viaggio. E chiunque si abitua a star con me, raramente poi riesce ad allontanarsi. A tale punto riesco ad appagarlo totalmente. Ancora non era del tutto chiusa la sua bocca quando nel mio sogno apparve accanto a me un'altra donna, santa nel suo aspetto e premurosa, sollecita per confondere e smascherare quella ingannevole sirena, e disse fieramente, rivolgendosi al mio maestro quasi con tono di rimprovero: «Oh Virgilio, Virgilio, chi è questa donna?» Ed egli, un po' confuso, veniva innanzi fissando con gli occhi sempre quella donna santa. Allora la donna santa cominciò a denudare la sirena, mostrandone il ventre, il tremendo fetore, simbolo del peccato, che usciva da quel corpo mi svegliò immediatamente. Io voltai lo sguardo. Ed allora Virgilio, come per riparare al precedente imbarazzo, «Ti ho chiamato almeno 3 volte», diceva. «Alzati e vieni, troviamo l'apertura per la quale tu possa entrare». Mi alzai, ed i gironi della sacra montagna erano già illuminati dal sole ormai alto, e noi camminavamo avendo alle spalle quel sole che da poco tempo si era levato. Seguivo Virgilio, tenendo il capo basso, come colui che ha la mente carica di pensieri, un po' curvo, simile ad un mezzo arco di ponte a sesto acuto, come erano nel Medioevo gli archi dei ponti, quando improvvisamente udii: «Venite, si passa da qui!» Parlando in modo soave e dolce, come non è possibile sentire su questa nostra terra. Con le ali aperte che parevano di un cigno, quell'angelo che ci aveva indicato il cammino per una scala scavata tra 2 pareti di dura pietra ci avviò verso il girone superiore. Poi mosse le ali e ci ventilò, cancellando con questo gesto dalla mia fronte la 4ª P, cioè il segno del peccato di Accidia, pronunciando una nuova beatitudine evangelica.
Beati coloro che piangono e si rivolgono così spesso a Dio perché saranno consolati. Che cos'hai che, curvo, continui a guardare verso terra? Mi cominciò a dire Virgilio, dopo che ci eravamo mossi di poco dal punto in cui si trovava l'angelo. Ed io, mi fa camminare con questa grande timorosa perplessità la visione di quella orrenda creatura, avuta or ora, e che ancora mi tiene rivolto tutto a sé, tanto che da essa non riesco a svincolarmi. Così hai visto la Maliatrice antica e famosa quanto il mondo, che simboleggia i peccati che si espiano nei tre gironi che stanno sopra noi, avarizia, gola e lussuria. Hai visto in che modo l'uomo si libera o ci si libera dal suo fascino? Ti basti a liberarti dal timore, l'aver capito e visto il monito morale che da quel sogno hai appreso, e quindi ora affretta il passo. Rivolgi lo sguardo al richiamo che Dio fa girando le sfere celesti. Dunque liberati insieme al movimento dell'universo, abbandonando e lasciando fare quello che è ormai passato e proseguendo così nel nuovo cammino che ti è stato indicato. Come un falcone che in un primo tempo, quando è ancora sulla mano, sulla pertica, si guarda i piedi e poi si volge al grido del falconiere e si lancia quindi alla caccia in direzione della preda, spinto istintivamente anche dal desiderio della porzione che gli toccherà in pasto. Così io, con grande sollecitudine, mi protesi in avanti. Così, per quanto è lunga la scala scavata come una fenditura nella roccia, io salì, lesto, fino alla sommità di essa, là dove si ricomincia a camminare, girando. Appena io uscii fuori dalla scala, nel quinto girone vidi anime stese a terra bocconi, che piangevano. «La mia anima si è attaccata alla terra, al pavimento. Vivificami secondo la tua parola!» E sentivo parlare loro con sospiri così forti che le parole appena si udivano. Anime elette da Dio alla salvezza, le cui sofferenze sono rese meno dure dal riconoscimento della giustizia che ve le ha inflitte e dalla speranza che, una volta cessate, avrete la beatitudine eterna. Guidateci verso i gradini della scala che portano verso l'alto. Se voi siete in questo luogo, immuni dalla pena del giacere, e desiderate quindi trovare più rapidamente il passaggio per il girone successivo, il vostro fianco destro sia sempre dalla parte del vuoto di fuori, quello esterno. Così pregò Virgilio e così fu risposto da un punto poco distante dal luogo in cui eravamo. E mentre quello parlava, individuai dalla provenienza della voce dove fosse il rimanente della sua figura, che era nascosta a causa della sua posizione prona. Quando volsi lo sguardo negli occhi di Virgilio, per cui egli mi permise con un cenno compiacente ciò che chiedeva l'espressione visibile del mio desiderio. Potendo quindi fare quello che desideravo, mi portai accanto a quella creatura che individuai, proprio seguendo la provenienza delle sue stesse parole, che avevano attratto la mia attenzione, dicendo: «O anima, in cui il pianto del pentimento fa maturare quel frutto di espiazione, che è il tuo principale impegno e scopo, sospendi il pianto della tua penitenza per parlare un poco con me. Dimmi chi fosti in vita e perché tenete i dorsi rivoltati verso il cielo. E se desideri che io ottenga qualcosa in tuo favore sulla terra, dalla quale io sono venuto, essendo ancora vivo. Saprai per qual motivo il cielo tenga le nostre schiene rivolte a sé, ma prima sappi che io fui successore di Pietro. Tra Sestri Levante e Chiavari scende in basso un bel fiume, il torrente Lavagna, e dal suo nome il nome della mia famiglia trae il suo maggiore vanto. Provai per poco più di un mese, con me difficile da portare il gran manto papale, per chi voglia tenerlo immune dal fango della corruzione temporale, tanto che tutti gli altri fardelli della vita sembrano piume.
La mia conversione, oimè, fu tardiva. Ma appena fui eletto pontefice, compresi come sono menzogneri i beni terreni. Mi accorsi che neanche in quell'alto grado di potenza poteva trovare pace la mia ambizione, né d'altronde era possibile salire più in alto in dignità ed autorità nella vita terrena. Ed allora, per questa insoddisfazione, si accese in me l'amore per la vita eterna. Fui fino a quel momento un'anima gretta e lontana da Dio, del tutto cupida, attenta ai beni terreni, sempre insoddisfatta, e come tu stesso puoi constatare, per questo sono punita qui per espiare tale peccato. Quali siano gli effetti dell'avarizia qui è manifesto, nessuna pena nel purgatorio è più amara e più mortificante. Come il nostro pensiero ed il nostro sguardo non seppe innalzarsi mai verso il cielo, così la giustizia divina ci rivolse in giù verso la terra. Come l'avarizia spense il nostro amore verso ogni vero bene, per cui da parte nostra si perse anche ogni occasione di fare del bene, così la divina giustizia ci tiene qui strettamente legati, e ciò per quanto piaccia al giusto re. Io mi ero inginocchiato e volevo parlare, ma come io iniziai ed egli si accorse del mio atto di riverenza e che mi stavo avvicinando, per il fatto che sentiva più vicino a lui la mia voce, disse: «Perché ti chini verso terra?» «La mia coscienza di cristiano mi rimorde stando dritto dinanzi a voi.» «Alzati, fratello, non sbagliare onorandomi in questo mondo ultraterreno come avresti fatto in terra. Qui io sono servo insieme a te di una sola autorità, Dio. Se tu mai hai inteso quelle sante parole del Vangelo, né sposeranno, allora puoi ben capire perché io ragiono così. Ma ora vai, non voglio che tu ti fermi qui di più, perché il tuo stare qui ritarda il mio piangere, la mia penitenza con la quale io porterò a termine la mia espiazione. Come tu hai ben capito, ho una nipote sulla terra che si chiama Alagia, virtuosa per sua indole e natura, purché la nostra famiglia con il suo cattivo esempio non la renda malvagia come le altre donne dei fieschi. Mi è rimasta solo lei al mondo, che si ricorda di me ed è degna di poter pregare Dio per me.